e si potesse andare sul mercato. Ne abbiamo parlato già più volte. La gran parte di noi giornalisti propende più per un tre che per un lungo, visto anche il rendimento dell'ultima partita di Spencer. Ti esplicito il mio sogno bagnato, Sì. che è quello di riportare Jordan Parks da Venezia. A Venezia Jordan Parks non sta trovando il giusto spazio, a mio modo di vedere. Capto che non c'è proprio un totale lineamento con coach De Raffaele, ed è il giocatore ideale perché è un 3-4, soprattutto 4, che dà una grossa mano a rimbalzo, che può mettere una certa fisicità e verticalità in area pitturata, conosce l'ambiente, è amatissimo dai tifosi, e quello sarebbe appunto il sogno. Quindi Hai si va parlato di sul 6 più Sanders? 6 in quel caso, giusto? Esattamente, Ok. esattamente. Poi hai parlato di Sanders, che peraltro a Verona è già messo in dubbio, nel senso leggevo le righe dei quotidiani scaligeri, che dicevano che se c'è un partente potrebbe essere proprio Sanders, che mi fa strano perché onestamente è un giocatore di assoluta affidabilità, per cui onestamente ho qualche perplessità in questa scelta possibile di Verona. Comunque l'idea è che prendendo un'ala tu hai un doppio vantaggio, cioè hai probabilmente, innanzitutto copri un ruolo totalmente scoperto, hai una produzione offensiva probabile importante e hai un aiuto sotto canestro. Viceversa, cambiando il lungo, tu hai solo presenza d'area, probabilmente non tanti punti e rimbalzi, ma sappiamo benissimo che i lunghi non vincono le partite.